Le date sono quelle del 24-25 ottobre, ma la città di Pescara avrà modo di vivere già da diversi giorni prima momenti di confronto su temi di importanza globale per quello che andrà a rappresentare uno degli eventi più importanti che il capoluogo adriatico abbia mai ospitato. Si tratta del G7 sulla cooperazione internazionale che vedrà riunirsi in riva all'Adriatico i ministri degli esteri dei 7 paesi più sviluppati al mondo, oltre a decine di delegazioni provenienti da ogni parte del globo. I riflettori del mondo intero dunque saranno puntati sulla città e sui suoi luoghi più identitari. L'Aurum, la nave di Cascella, Casa d'Annunzio e il sindaco Masci, dopo la visita nei giorni scorsi di una delegazione da Roma, fa il punto della situazione. Si avvicina sempre di più la data del G7 a Pescara, questo appuntamento mondiale che non sarà soltanto sviluppato su 2 giorni, ma si svilupperà in un'intera settimana perché ci saranno delle iniziative prima del G7 che porteranno nella nostra città grandissimi personaggi di livello mondiale, delle associazioni che si occupano dei problemi del mondo, della cooperazione e dello sviluppo. Quindi non soltanto avremo i ministri degli esteri dei 7 paesi più industrializzati del mondo, ma avremo almeno 25-30 delegazioni che verranno per la maggior parte dai paesi del sud del mondo, perché a Pescara si parlerà proprio di cooperazione. Avremo anche iniziative che coinvolgeranno la città, avremo delle strutture che saranno posizionate al centro, dove le grandi associazioni mondiali mostreranno le attività che si stanno svolgendo per la sostenibilità ambientale. Pescara, insomma, sarà il centro del mondo per queste iniziative di sostenibilità, cooperazione e sviluppo. Una delegazione dal Ministero degli Esteri e anche il rappresentante del Presidente della Repubblica, che è stato con lui fino a qualche giorno fa in Brasile, sono venuti a Pescara proprio per visionare i luoghi in cui si svolgerà il G7, quindi l'Aurum, la Casa d'Annunzio, il Museo dell'Ottocento, l'Imago Museum, la nave di Cascella, dove ci sarà la foto di rito che girerà il mondo con la nostra meravigliosa spiaggia, e altre zone, perché il G7 coinvolgerà buona parte della città.